Ben ritrovati nei nostri studi, dunque seconda parte della rassegna stampa, ricominciamo dalle cronache provinciali, pagine di Catanzaro, ripartiamo dal convegno sui lavori, sul lavoro e di, i diritti dei lavoratori ai tempi del Jobs Act, la CGL decise di opporsi al nuovo piano del governo, in Calabria sostiene il sindacato non ci sarà alcun miglioramento perché non esistono programmi di sviluppo. Poi da Catanzaro a Lamezia Terme, con eh, in primissimo piano, come vedete, le primarie eh, fai da te del Partito Democratico, prima, il partito, poi la coalizio, prima di partito, poi di coalizione, falliti ancora una volta i tentativi di sintesi operati dal commissario Cittadino. Quello fornito dal reparto di cardiologia. E dettagli in questo servizio di tiziana bagnato. Arrivare al pronto soccorso, con problemi di cuore e rischiare di non essere visitati dai medici del reparto di cardiologia, ma di essere dirottati su Soveriamannelli mannelli o soverato. È quello che dal 1 aprile potrebbe accadere alla mezza terme, dove, secondo quanto riportato dalle colonne della Gazzetta del Sud, questo sarebbe lo scenario con cui i pazienti avranno a che fare a breve. Da qualche giorno non sarebbe già più possibile prenotare visite e dalla prossima settimana il servizio verrà garantito solamente a chi è già ricoverato. Il reggente facente funzioni del reparto Pasquale Pelaggi lo scorso 9 marzo avrebbe scritto al direttore generale Mario Catalano e al direttore amministrativo Giuseppe Pugliese segnalando le carenze del reparto e la situazione a cui stava andando incontro, ma senza esiti. L'attività interna del servizio di cardiologia verrà mantenuta dalle 8 alle 14, mentre dalle 14 alle 20 l'ambulatorio verrà chiuso e un tecnico o infermiere dedicato aprirà il locale al quarto piano, detto ambulatorio di scompenso, dove vengono svolti anche i controlli pacemaker. Il blocco del reparto si inserisce in una situazione già di per sé difficile. Il reparto di pediatria potrebbe vedere a breve un nuovo blocco dei ricoveri per mancanza di personale, quello di neonatologia a una TIN terapia intensiva neonatale a mezzo servizio, nel senso che non può ricoverare i bambini nati con difficoltà. Il diritto alla sanità, alla mezzia sembra diventato quasi un miraggio. Rimaniamo ancora alla Mezza Terme, torniamo ad occuparci di politica perché, in vista delle elezioni amministrative, si muovono, anzi si agitano le acque a destra come a sinistra. Andiamo a vedere cosa eh, dice questa mattina il eh, movimento vedete, per eh, il direttivo del eh, movimento MTL. Noi, insieme a Mascaro, per la sfida elettorale, eh, ad affermarlo Fernando Giacomo Isabella, che prosegue dai primi incontri, eh, dice è stato evidente un chiaro feeling con il candidato del eh, centrodestra, ma. È un vero e proprio esercito di eh, candidati, quello che insomma, si sta eh, preparando mh, a fronteggiare in prima persona le prossime amministrative nella città della Piana di Santa Eufemia. Sentiamo. La voce che fosse lui, l'imprenditore Eugenio Guarascio, l'esterno su cui il Partito Democratico voleva puntare per chiudere la partita delle primarie non era passata inosservata e aveva creato nel centro sinistra lametino un vespaio di voci e polemiche, accompagnate poi dalle dimissioni del presidente del comitato organizzativo delle primarie. Per Gennarino Masi, questa probabilmente non era stata che l'ultima goccia che aveva fatto traboccare il vaso. Di Democratico, in effetti, nelle ultime settimane si è visto ben poco. Ma ora è lo stesso Guarascio a spiazzare tutti, rifiutando la proposta. Il presidente del Cosenza Calcio, nonché titolare del gruppo Ecologia Oggi, ha confermato di essere stato contattato dai dirigenti del PD, ma di avere rimandato al mittente la proposta. Per l'imprenditore non ci sarebbero le condizioni politiche idonee a partire dallo stesso PD, senza contare che le sue diverse attività imprenditoriali non gli renderebbero facile portare avanti un percorso amministrativo in città. Sicuramente il suo è stato un nome calato dall'alto, visto che nel momento in cui si è deciso di rimandare la data delle primarie e di fermare la campagna in corso, i patti erano che Soriero avrebbe individuato proprio tra i cinque contendenti chi avrebbe rappresentato i democrat nella corsa a Palazzo Madame, ma così non sarebbe stato qualora Guarascio avesse detto di sì. Domani intanto è previsto un nuovo incontro tra il commissario e i candidati, diventati ora quattro. Che ci siano altri colpi di scena dietro l'angolo non è affatto escluso. Dalla Mezzia Vibo Valencia, ancora amministrative in primo piano, dunque la politica costa niente, simboli, la mia sfida a Palazzo Leggirazza, ha detto ieri l'ex magistrato, prosegue solo con liste civiche, è rottura con gli azzurri, il consigliere regionale di Forza Italia Salerno, per noi il simbolo è una condizione irrinunciabile. costa. Ricordiamo si era detto disponibile a valutare l'ipotesi di una deroga soltanto per Forza Italia nelle scorse settimane, poi probabilmente la scelta di evitare insomma, questo trattamento di favore, tra virgolette, per il partito di Berlusconi. Così correrà con sei liste civiche, tra cui probabilmente anche quelle di Udc e Nuovo Centro-Destra. Da Vibo sulla piana di Gioia Tauro, omicidio Fossari, inflitti 18 anni a Bruzzese e 16 ed 8 mesi a Ierano. Pene pesanti del gruppo del Tribunale di Palmi, anche per tutti gli altri imputati, accusati solo del tentato omicidio del collaboratore di giustizia di Cinque Frondi da Gioia Tauro nella Locride, Tedesco prendeva il 5% su ogni gara che riusciva a pilotare, appalti, truccati e mazzette, la rivelazione dell'imprenditore siciliano consegna una lista di nomi al magistrato, ecco chi stava al gioco dal garantista sulle cronache del quotidiano del sud. Adesso per eh, concludere la lettura delle pagine provinciali riprendiamo da Vibo Valencia, ricominciamo proprio dalle elezioni eh, comunali, Forza Italia in rottura con Costa, il Partito del Lavoro per costruire la coalizione, spazio per Limor de Escordabaglia, intanto Nazareno Salerno tuona, dobbiamo subito avviare un nuovo cammino. Il capitolo Costa per noi deve chiudersi, ha detto ieri il consigliere regionale, nonché ex assessore al lavoro della Giunta guidata da Giunta. Giuseppe Scopelliti, i dettagli in questo servizio. Settimane di trattative in fumo. Forza Italia non intende rimanere in mezzo al guado dopo essere stata messa praticamente alla porta da Elio Costa a Vibo Valencia. Il candidato a sindaco, sia chiaro, non ha sbarrato il passo ai Berlusconi in maniera esplicita, ma alla presenza di simboli di partito nella sua coalizione che è e deve rimanere esclusivamente civica. E poiché l'unica forza politica decisa a non rinunciare al proprio stemma era quella azzurra, le conclusioni sono state per tutti semplicissime da trarre. O Forza Italia rinuncerà al simbolo, oppure sarà costretta ad abbandonare il progetto messo in cantiere dall'ex magistrato. Le reazioni dal fronte berlusconiano però non si sono fatte attendere. Inutile perdere altro tempo, non possiamo rinunciare alle nostre idee. È evidente, ha puntualizzato Nazareno Salerno, che non sussistono le condizioni per trovare un'intesa con Elio Costa. Forza Italia deve subito avviare un nuovo cammino a giudizio del consigliere regionale che la veda protagonista alle prossime elezioni comunali, chiudendo in maniera definitiva questo capitolo. Della questione di Bonesse verranno peraltro Interessati presto i vertici nazionali della principale forza della coalizione, rassicura Nazareno Salerno, che non ha affatto digerito i due out-out di Costa, il quale prima avrebbe detto no, senza se e senza ma, alla presenza degli assessori uscenti nelle proprie liste e quelli vicini a Forza Italia, attualmente in carica, a Palazzo Rigirazza, sono quasi tutti uomini dell'ex assessore al lavoro, poi avrebbe assunto ufficialmente la decisione di fare a meno dei simboli di partito possibile a questo punto la nascita di un polo politico di centrodestra al quale darebbero vita Forza Italia e Fratelli d'Italia. Rimane invece in sospeso la posizione di Pietro Giamborino che voci non proprio di corridoio vorrebbero propenso a rientrare nel centrosinistra. E a proposito di centrosinistra prosegue la campagna elettorale del candidato alle prossime elezioni comunali Antonio Lo Schiavo che ieri ha parlato di guelfar spiegando bene quale sarà il suo impegno alla CSV al Centro dei Servizi di Volontariato, proposta una fondazione di una comunità tra gli attori delle politiche sociali, il candidato del centro-sinistra ha parlato, come vedete, alla presenza dei leader del CSV. Nessun programma politico amministrativo può ritenersi valido o sostenuto lo schiavo se non contempla una particolare attenzione alle politiche sociali, alla lotta alla povertà e alla disoccupazione, al contrasto della marginalità sociale. E ancora ha aggiunto, se oggi L'ente comune non è più in grado di erogare direttamente lavoro, può essere artefice comunque di un approccio politicamente differente sulla questione, incentivando ad esempio il mondo della cooperazione, in particolare delle cooperative sociali di tipo B. Sempre su questa vicenda, c'è la vicenda vibonese, eh, parliamo adesso del futuro della biblioteca comunale perché i locali come sapete sono inagibili, l'ente non ha i fondi per eseguire i lavori e lo Cobas dice però no alla chiusura, Patania perplesso ipotizza un piano preordinato da parte del eh, comune. Il consuntivo delle giornate FAI di primavera, boom di iniziative a Vibo Valencia, oltre 1500 visitatori alle mostre del Castello, dell'Archivio di Stato e di Palazzo Gagliardi, ha riscosso notevole successo, dunque da tre giorni dedicata alla storia della città. Conservare il patrimonio d'arte e di cultura del territorio, l'imperativo categorico in questo pezzo a firma di Giussi D'Angelo. Sempre per quel che concerne i fatti vibonesi, andiamo adesso ad occuparci del processo P Pan. Le richieste del, pubblico, del procuratore generale Curcio riprendono quelle di primo grado. Condanna per tutti gli imputati. Gli otto presunti esponenti del clan La Rosa di Tropea sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il eh, totale della reclusione richiesta ammonta a Monta, 56 anni. E poi, eh, sempre per quella che concerne la provincia di Vibo, ci spostiamo a Pizzo. I riti pasquali e le colpe dei parroci cresce il disappunto sulle nuove regole disposte dalla diocesi di Mileto. I fedeli mettono sotto accusa le precedenti guide spirituali delle parrocchie napitine. Dal vescovo vogliamo suggerimenti, hanno detto, e non ordini. E poi appello ai nuovi eh, sacerdoti. Protesta che, insomma, cresce a Pizzo in vista della uh, Pasqua. La terme, processo uh, Perseo. E gli eh, sono stati fatti gesti dai fratelli. Il 27 marzo sarà sentito anche il capo. Eh, mia moglie, intimidita, dice in aula: il collaboratore di giustizia Giuseppe Angotti lo riferisce durante l'udienza. Dalla Mezza Terme, eh, nella zona tirrenica, Regina, Villa San Giovanni, Freno Messina, sfida tra ex amici, candidati a sindaco delle due coalizioni con un passato da alleati. Nel 2008 sedevano tra i banchi della maggioranza a sostegno di eh, Melito. Area grecanica, Motta San Giovanni, virgolettato d'apertura. Eravamo museo tra spari e urla, la testimonianza dei coniugi Zaccuri scampati all'attentato al alla museo del Bardo di Tunisi, scesi dalla nave per le strade della capitale tunisina, avevamo notato troppi uomini armati, ha detto la uh, donna, appunto, ancora uh, terrorizzata per quel che è uh, successo. Rimaniamo sempre a Reggio Calabria, parliamo adesso di città metropolitana, avviati i laboratori itineranti fra le parti sociali, incubatore di democrazia dovrebbe essere questo questa città, insomma, con eh, un ente che eh, si comporti eh, in maniera positiva per arrivare alla svolta sul eh, territorio. I responsabili, quindi CGL, CISL e UIL, hanno provato a, a progettare insieme alla Camera di Commercio, al Forum del Terzo Settore e ad altre associazioni, il eh, futuro della città dello stretto, costituendo un vero e proprio comitato metropolitano. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio. I sindacati, per l'occasione Uniti, il mondo universitario, l'osservatorio Mollica, il forum Terzo Settore e la Camera di Commercio di Reggio Calabria, insieme per un'idea condivisa e partecipata di città metropolitana. Sono stati presentati alla sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella i laboratori delle parti sociali. I soggetti coinvolti nel Comitato Metropolitano per la Società, l'Economia e la Conoscenza intendono interrogare il territorio, ascoltare le esigenze dei cittadini per contribuire effettivamente alla costruzione costruzione dello statuto del nuovo livello di governance di reggio. Questi gli aspetti già individuati che necessitano, a parere del Comitato, di implementazione. Il trasporto pubblico e la rete viaria di base, i servizi tra Messina e il capoluogo di provincia e il rapporto tra istituzioni e cittadinanza. Noi pensiamo che serve ascoltare la gente, serve ascoltare i cittadini del nostro territorio, i lavoratori, disoccupati, serve ascoltare più gente possibile perché c'è molta confusione eh, e ci sono molte anche resistenze perché non si è capita l'opportunità eh, di questa riforma istituzionale. Si riesce eh, anche da noi, con un po' di buona volontà e con gli uomini giusti, a costruire un progetto, un progetto di condiviso. Un progetto che è esportabile in tutta la provincia, ma è soprattutto un progetto di, di servizio a chi poi dovrà scrivere i piani strategici, a chi dovrà disegnare la città metropolitana di Reggio Calabria. Quindi... Bene. Fin qui... I progetti per la futura città metropolitana di Reggio Calabria. Spostiamoci ora a Catanzaro, capoluogo di regione, derby violento, la perizia sulle bombe carta parla di potenzialità lesiva pericolosa, tifosi incastrati dunque dalle telecamere, scattano quattro denunce per l'invasione di campo e il lancio di petardi lo scorso 15 febbraio. Politica catanzarese, PD in fermento verso l'Assemblea, in corso anche avvicinamenti fra il Movimento di Salvini e Fratelli d'Italia. Lo sforzo della sereteria Democrat è concentrato sul tentativo di fare quadrato intorno a Magorno. E poi eh, sempre dalla provincia di Catanzaro, spostiamoci adesso a Soverato. Sport Pineta sul lungomare, i chiarimenti del progettista e il Comitato Tutela Ambiente aveva espresso i propri dubbi. Crotone non costrinse la moglie a battere Kerel tra il PM e la difesa sulla giornata. Unità della dichiarazione di una testimone, assolto e scarcerato intanto un rumeno. La donna ha continuato a prostituirsi infatti anche dopo l'arresto. Le pagine sportive dal quotidiano del Sud, partiamo proprio dalla squadra pitagorica, quella di eh, Crotone. Tutte le per, tutte partite della vita, dice questa mattina il portiere Rossoblu. Eh, gli stimoli ci sono, vogliamo raggiungere la salvezza. Sostiene Cordaz che poi aggiunge. Abbiamo assimilato questa mentalità e andremo avanti in questo modo. Vigor Cosenza, nessuna rivincita tra eh, la. Metini e Bruzzi, Nessuna, dunque, Erra sostiene che la mia squadra vuole far bene ma non cerchiamo riscatti per l'andata, Carrieri non andremo al dipolito a portare i pasticcini, vogliamo punti salvezza. Chiudiamo la pagina di Lega Pro con il Catanzaro. Adesso anche il danno, ovviamente dopo la beffa alla sconfitta con la Salernitana hanno fatto seguito pesanti squalifiche. Parla Giandonato questa mattina, ci resta il rammarico, sostiene perché abbiamo offerto un'ottima prova. Scendiamo nei campionati minori, eccellenza, la Palmese non è ancora sazia nel girone di ritorno soltanto vittorie per la capolista del campionato, Corsale ancora decisivo, aggiunge però, vogliamo vincere anche la Supercoppa. Così si chiude la rassegna dei quotidiani calabresi. Passiamo adesso alle prime pagine dei giornali nazionali, partendo da Repubblica questa mattina con la strage dell'Airbus che rimane avvolta dal mistero l'aereo della compagnia low cost di Lufthansa, precipita sulle Alpi francesi, 150 morti, l'impatto sarebbe avvenuto secondo quello che dicono gli esperti ad una velocità di 8-900 km/h, dunque l'aereo non avrebbe in alcun modo tentato insomma alcuna manovra eh, per eh, evitare eh, lo scontro con le eh, montagne, eh, da qui una serie di eh, ipotesi di eventualità che vengono considerate in queste ore rispetto alle cause dell'incidente, il, il velivolo caduto per 8 minuti senza lanciare nessun SOS, il giorno prima era rimasto fermo per una avaria piloti in rivolta non vogliamo più tra le vittime anche due neonati ed una scolaresca in gita purtroppo qui vedete le immagini dei familiari affranti dal dolore taglio basso di Repubblica cambiamo adesso argomento, l'incredibile eh, porno successo dell'isola di Rocco in questo pezzo critico di Francesco Merlo, poi eh, sempre da Repubblica, Napoli, le scene eh, di Gomorra su, che superano la a fiction, a chiarirlo Roberto Saviano, il fatto quotidiano, politica, l'apertura con Renzi che sostiene mai più prescrizione, poi... Quattro mesi di farse. Il venti 20 novembre 2014 aveva promesso il Premier un intervento immediato dopo la scandalosa estinzione di reati nel processo Eternit. Ieri l'ennesimo colpo di spugna per Moggi ed altri condannati di Calciopoli. Intanto la Camera vota una riforma Brodino che già il governo promette di annacquare al Senato per far contento il nuovo centrodestra. Al centro della pagina di apertura l'inchiesta sulle grandi opere, sbagliò le piscine mondiali, ora progetta il palazzo per l'Expo, il miracolo di Livio De Santoli dalla Cricca alla Padiglione Italia. Poi videodipendenze, Salvini è sempre in tv, il doppio dell'altro Matteo. 6 ore e 25 minuti sono state calcolate negli ultimi tempi al leader della Lega Nord qualche richiamo in prima pagina, vedete, la strage dell'Airbus della compagnia low cost della Lufthansa. Quel volo non doveva partire, il jet eh, del marchio eh, German Wings eh, aveva avuto problemi lunedì sera ed era rimasto a, a terra. Altro che acqua pubblica i privati avanzano con l'aiuto Renziano qui, ovviamente ancora una volta le proteste per l'acqua che dovrebbe essere bene primario e soprattutto bene pubblico, un miraggio nel periodo che stiamo vivendo. Gazzetta dello Sport, prima pagina, intervista a Lippi che parla di Allegri, Max è arrivato alla Juve alla mia stessa età, alla mia stessa concretezza, in Champions Bofore come l'Italia nel 2006 non eravamo favoriti ma poi abbiamo vinto noi. E qui il eh, titolo significativo questa mattina, andiamo a zoomare, mi rivedo in allegri, ha detto l'ex-GT della Nazionale. Intanto ieri è arrivata la prescrizione per Moggi e Giraudo, prescritti ma scontenti per chiudere la vicenda, bisogna attendere le motivazioni della Cassazione e c'è ancora in ballo il caso De Sanctis. Poi, ancora da questa uh, pagina d'apertura della Gazzetta dello Sport, Azzurro Barzagli e Rosso Morata, Magic Moment per la Juventus. Milan, finalmente fan Ginkel dopo una lunga rincorsa ha conquistato in Zaghiro. Olandese non ha avuto vita facile anche a causa degli infortuni, ora però è una colonna del centrocampo rossonero. L'Inter pensa al mercato e al futuro. Dietro, dietro a Touré e Tulalan rispunta Tiago Motta. Andanovic vorrebbe giocare in Champions. Perin in Oreina Potrebbe potrebbero essere i suoi sostituti. Intervista a Verde. Gioco con la Roma per una nevicata. Saltò il provino al. Juve, parla la giovane promessa, prima che mi richiamassero si fecero sotto i eh, rossi. Chiudiamo con il eh, basket, Artest vuole eh, fare il eh, Panda, l'ex Lakers a Cantù con un nuovo nome sulla maglia, sbarca domani e vuole farsi chiamare The Panda's Friend, l'ex giocatore dei Los Angeles Lakers eh, che mh, ovviamente sbarca in Italia. Fin qui le notizie sportive che chiudono come ogni mattina la rassegna stampa di La C. Grazie per averci seguito, rimanete ovviamente sintonizzati sul canale 19 per la nostra informazione giornaliera, vi ricordo il TG delle 14.15, la rassegna stampa ritorna invece domattina alle 7 in punto. Buona giornata. Visita il sito www.lacinews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet. Per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia.